Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Intanto io credo che non bisognerebbe perdere tempo a rispondere, ma piuttosto fare ordine rispetto a quello che sta accadendo nel Mediterraneo, perché si passa troppo tempo a parlare di ONG e a rispondere a quello che è stato appena detto e che è stato anche appena smentito, perché nel momento in cui si dice che le ONG rappresentano un fattore di attrazione, ma si ammette allo stesso tempo che la percentuale di soccorsi delle ONG sono bassissimi, e si sottolinea persino che in questo momento la gran parte degli arrivi avvengono su una rotta che è stata negli anni molto meno coperta dalle ONG, di fatto ci si sta smentendo da soli. Io credo che sia importante invece raccontare che cosa accade nel Mediterraneo e perché queste rotte si stanno allargando a macchia d'olio. Dal 2017 c'è un accordo bilaterale tra Italia e Libia che ha di fatto messo progressivamente un tappo davanti alla Libia. Le persone vengono catturate in mare da dei criminali e riportate indietro. Le persone trovano altri modi per fuggire e infatti vediamo un incremento delle partenze dalla Cirenaica, quindi da est, e da ovest attraverso la Tunisia. Se si parla con le persone che cercano di attraversare il mare, molte di esse sono passate dalla Libia e sono state catturate in mare, riportate indietro più e più volte, quindi tentano altre rotte. Che cosa mostra questo? Il totale fallimento delle politiche migratorie, che a furia di mettere tappi qua e là in realtà non solo non gestiscono il fenomeno, ma causano sempre più morti. E purtroppo però la direzione che stiamo osservando è sempre la stessa, perché gli stessi accordi con la Libia in questo momento si vogliono stringere con la Tunisia. Cosa sta facendo la Tunisia e il suo presidente Saied? Ha imparato, come gli altri, che la carta migratoria può essere usata come mezzo di pressione per ricattare l'Europa, e quindi come democrazie europee ci stiamo rendendo ricattabili da parte di autocrati come in Tunisia e criminali come in Libia, che usano i migranti per mettere pressione, e questo stiamo vedendo. Chiudo ricordando che settimana scorsa in Tunisia centinaia di persone sono state cacciate dalle loro case, bastonate e deportate. Parliamo di deportazioni nel deserto, dove mentre noi parliamo ci sono persone che stanno morendo di fame e di sete, una donna incinta è già morta a causa delle emorragie, e noi parliamo delle ONG come Pull Factor mentre stiamo uccidendo delle persone, perché le stiamo scientemente lasciando a morire nel deserto, cercando di coprire la Tunisia di soldi perché faccia esattamente questo. Allora, voglio coinvolgere